Mi dai una sigaretta? Noi siamo i rossi, ok. Ragazzi, qualcuno ha una sigaretta? Sta fatto. Invece Cazzo, questa qua è diversa. Questa è più combattuta. Minchia. Bravo. Perché la giurma paura non ne ha. Cambia la sigla. Vai, facci la sigla. La sigla della giurma. Non c'è la sigla. Ah, fai un pezzo, uno stacchetto. Non so suonare. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Hasta la vittoria. Che registrava tutto il video, loop, con sì. Anche le ed era più o meno ma c'è un filo rapellino io me lo sono sentito ciao Matte ma c'è un filo sì ero che ah ma tu sei bravo tu lo sai fare sì, è bravo. Pure girarsi. Stile ubriaco. Aspetta. Ce l'ho, ce l'ho. Ok, questo ha fatto il primo tentativo, adesso proviamo questo. Non fai il fail per favore. Epic fail sarà. Ok, vai. Aspetta che devo capire. Aspetta. No, vieni in avanti. Aspetta, qualcuno che mi tiene. Vai. No, non lo fa, non glielo far fare. Non lo spiegare. No, ma è impossibile. Eh? Vabbè, perché devi capire un attimo. Devi capire come... Ma non c'hai palle? Vai. Perché appena spassi di un minimo o va avanti o va indietro, veramente cazzo devi vincere col baricentro del corpo qua. Sì. Così. Adesso che lo sai il baricentro. Secondo me ti devi tenere solo su lui così con l'altra ti tieni sul. Mettiti prima sopra. Ti vieni con me. Ma sopra è.
Vai, metti solo sopra. Sei tanto, no? È meglio più alto o più basso? Yes. Ok, mo non lo so, che puoi fare. Prima devo capire come si fa indietro. Esatto. Indietro, così in avanti. Ma non puoi salire. Magari se sbraghi il pugnale. Magari te ne va a fanculo. Di idea. Ok. Tenete una mano. Pedalo! Questo è diventato un 3-cicler ormai, che la sei lì per lì. Ma aspetta! Vai! Che fine fa la nostra pedala? Pedala? Che pedala, cazzo! Vai! Andiamo a provare qualcosa di più facile. Ciao ragazzi, vuoi coda? Posta. Posta. Ci provo. Che in realtà? E che in realtà? No! Abbiamo solo scontrato di là. Stello Daniel Rappel di Val Africa. Thank you.
Io mi comincio da camminare. Piacere, grazie. Ciao. Bella. Alla prossima, magari all'anno prossimo. Lui è il bomber. Hai saluto. Ciao, grandissimo. Ciao, grazie. Ciao, magari il prossimo anno. Ciao. Ok, allora, da dove che si vede? Dove che si vede bene la luce? Ok, perfetto. Zoomato, perfetto. Ormai sono sempre in mezzo ai boschi quando parlo. Allora, sono qua, avventura comunque finita da oggi, che è domenica. C'è una bellissima giornata e sto andando a quel posticino là, che è là, da lì, e devo andare con la ragazza che mi ha portato fino a qua, poi devo andare a casa a Reggio, che ho lasciato la macchina a Reggio lì. Sono qui da giovedì, venerdì, sabato e oggi domenica. È un peccato andare via adesso, anche perché è veramente una bella giornata. Arriverò comunque a casa la sera e mi riposerò. Dormire tre notti, quattro giorni in tenda è veramente un'esperienza unica da fare, assolutamente la prima volta che faccio questo festival. E oltre l'idea che avevo fatto a Rimini, quindi non mi ricordo che video era, di aprile o qualcosa del genere, questa magari è un'altra idea folle che ho fatto, partire tipo da solo per 4 giorni. Mi hanno dato buca, ovviamente. Che cosa devo fare? Venire da solo, come sempre, però ci sta. È stato un festival, è il primo festival a cui partecipo, e devo dire che mi sa che qua l'anno prossimo ci sarò di nuovo io, non so con chi, vedremo. E non ho filmato tutto, anzi mi sarebbe piaciuto filmare tutto, però non è che potevo portare la videocamera dappertutto, già è peso, poi tirarla fuori ogni 2 secondi è veramente un casino. Poi vabbè, parlare in mezzo al pubblico con la fotocamera, cioè, non è il massimo. Ci sono alcuni momenti che vanno filmati, altri no. Cioè, se stai facendo una cosa e sei dentro quel momento, non puoi andare a prendere la tua telecamera e dici aspetta, fermo questo momento e riprendo, no. Cioè, quindi ho filmato quello che riuscivo a filmare, magari momenti morti, momenti che avrei voluto ricordare, e ci sono altri momenti che ricorderò solamente qua. È difficile poi raccontarlo agli altri, magari sì, ci riesco, però non è come essere qua, è un'esperienza che magari capisce solo la persona che è venuta qua. Sono venuto comunque solo per Jane, ovvio, solo per Jane, perché ho visto la data italiana, l'unica qua, devo vederla, che ho visto, come avete visto l'altro giorno, avete visto la foto, ed è veramente una persona squisita. Gli avevo dato anche il bigliettino che avevo scritto lo stesso giorno, e chissà se mi risponde. Se mi risponde, io ciao, io lascio tutto, lascio lavoro, tutto, prendo il volo e la raggiungo. Sto delirando, lo so, però figo. Là è pianezze, però non so se sono venuto da lì oppure no. Proviamo, forse da lì. Ci sono delle macchine. Io vi saluto qua. Ciao pazzi. Pensavate, eh? È figo parlare anche davanti alla telecamera dopo un'esperienza di questo tipo. E ci sono alcune esperienze che vanno vissute. Via Fre, dovevo andare di là. Forse andiamo a provare, o forse no. Sai che non lo so, forse qua. No, qua. Devo aspettare qua. E vediamo.